Sciopero al rovescio è quello indetto dalla CGIL di Pistoia per venerdì 28 novembre, che si differenzia in maniera sostanziale dalle altre manifestazioni che avranno luogo lo stesso giorno in altre città toscane. Dalle 10 alle 17 a Pistoia alcuni musei, luoghi simbolo della città, Palazzo Fabroni, il Museo Civico, il Museo Marino Marini, il Museo e Centro per la Documentazione Musicale Tronci, la Casa Studio Fernando Melani e il Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi saranno protagonisti di una manifestazione sui generis che andrà dall'impegno a tenere aperti questi luoghi anche in maniera straordinaria laddove risultino chiusi all'organizzazione di visite guidate per gli studenti e la cittadinanza. Lo sciopero al rovescio prevede un impegno volontario dei lavoratori in un settore spesso abbandonato appunto dagli investimenti, che è quello dei beni culturali. Noi con il lavoro di tanti terremo aperti dei piccoli tesori che la città nasconde molto spesso appunto per assenza di risorse. Terremo aperti alcuni musei cittadini e all'interno vi saranno tantissime attività nate dalla progettualità di tanti lavoratori precari dei beni culturali. Il programma è visibile anche sugli organi di informazione, sul nostro sito, sono tantissime le attività che quindi non sono riassumibili. Il messaggio che vogliamo dare è che se investiamo in cultura si può produrre anche tanto occupazione e tanta buona occupazione. Il paese ha bisogno di lavoro, partiamo dai nostri tesori, partiamo dagli investimenti possibili per dare un futuro anche a tanti giovani lavoratori precari.